Passiamo alle conclusioni che sono affidate prima al professor Gianni Bonvicini, che è vicepresidente vicario dell'Istituto Affari Internazionali, e poi al sottosegretario agli esteri Staffan de Mistura. Gianni. Grazie. Permettetemi di esprimere, come rappresentante dell'Istituto che ha contribuito all'organizzazione di questo workshop internazionale, di esprimere la mia soddisfazione per questa lunga ma interessante mattinata, con alcuni anche momenti di emozione, soprattutto da parte di coloro che avevano partecipato 20 anni fa a questo importante negoziato. Tirare delle conclusioni è particolarmente difficile, cerco di riassumere solo alcuni brevi punti. La prima questione: è stata una buona lezione quella del Mozambico? La risposta evidentemente è positiva, e questo è emerso da tutti gli interventi di oggi. E devo dire che è una lezione che è andata bene in due fasi, sia nella fase del negoziato che in quello dell'attuazione dell'accordo medesimo. Nella prima fase ci sono, direi, 4 pilastri fondamentali. Il primo è che c'è stato un paese che si è assunto il compito di leadership, cioè di prendere in mano la situazione, non solo di mediare, ma soprattutto di coordinare gli sforzi che venivano fatti da altre parti e da altri attori. E questo è il caso dell'Italia, è uno sicuramente dei grandi casi di successo della nostra politica estera. Il secondo pilastro è stato sottolineato molto da Mario Raffaelli, è che però non eravamo appunto soli, ma avevamo un backing internazionale importante a quell'epoca, non solo l'Unione Europea, ma soprattutto le Nazioni Unite e una serie di altri paesi che hanno contribuito e si sono coordinati con noi per portare avanti l'accordo. Il terzo pilastro è che è stata coinvolta sul terreno la società civile e in modo particolare la Chiesa mozambicana, ma anche la comunità di Sant'Egidio, le varie ONG. In altre parole, è sul terreno che si è lavorato molto. E il quarto pilastro fondamentale è che le due parti erano willing di arrivare ad un accordo. Altrimenti non ci sarebbe mai arrivati. Nella fase di attuazione, che è stata ben illustrata qui da Aiello, la cosa fondamentale è che questa fase è andata nelle mani di una grande organizzazione multilaterale, riconosciuta, con un grande prestigio, ma soprattutto che in questo caso è diventato un attore con potere di iniziativa, cosa che non è sempre successa nelle altre situazioni. Allora, la domanda che ci si pone è: può valere questo caso studio, caso di successo, per altre crisi simili che oggi abbiamo in Africa? Bisogna dire innanzitutto che il quadro è molto cambiato da allora. Non solo, oggi abbiamo un elemento sicuramente positivo in più, e cioè un accordo fra Unione Europea e Unione Africana per trattare assieme i temi della sicurezza, quindi c'è una specie di cooperazione istituzionale fra due sistemi multilaterali. Ma ci sono anche due elementi che complicano di più la situazione. Il primo è che ci sono altri attori che agiscono nel continente africano, e altri attori sono la Cina, l'India, gli stati del Golfo, il Brasile, c'è una la Turchia, bravissimo, pensiamo sempre che faccia parte dell'Unione Europea, ma non ancora, mi pare. Detto questo, appunto, ci sono vari attori che intervengono e quindi complicano il quadro. E il secondo elemento di difficoltà in più è l'irrompere del terrorismo e quindi nuove sfide alla sicurezza che a quel tempo non erano ancora apparse. Quindi oggi è molto più complicato applicare il modello Mozambico ad altre crisi in Africa. E a mio parere, qui riprendo il punto che ha molto sottolineato l'ambasciatore Leroy,
è necessario un maggiore impegno politico da parte dell'Unione Europea. Io continuo ad insistere in tutte le iniziative, gli studi che facciamo, l'Unione Europea deve considerare l'Africa una propria priorità in termini di sicurezza, in termini di politica, in termini istituzionali ed economici. Questo, a mio parere, a nostro parere, non avviene in modo sufficiente. Quindi vanno approfonditi i legami fra Unione Europea e Unione Africana. Siamo proprio nel tragitto di preparare il terzo vertice verso la fine del 2013, inizio del 2014, sull'architettura di sicurezza fra Unione Europea e Unione Africana, la Joint Africa EU Strategy, e quindi bisogna lavorare per quello, ma soprattutto credo vada coinvolta la società civile africana, il settore privato europeo e africano nelle fasi di stabilizzazione. E devo dire che da questo punto di vista c'è anche un ruolo per gli istituti di ricerca, i think tanks, le università, gli esperti, per aiutare sia africani che europei per predisporre la roadmap verso una maggiore sicurezza in Africa e verso una migliore cooperazione fra Unione Europea ed Africa. E quella di oggi, a mio parere, è stata un buon esempio di interrelazione fra quelli che noi chiamiamo practitioners e quelli che sono i ricercatori e gli studiosi. E questa è in fondo una direzione da seguire. E allora mi sia permesso in conclusione di ringraziare il Ministero degli Esteri per aver favorito questo esercizio di confronto oggi, in modo particolare è rappresentato qui dal sottosegretario Staffan de Mistura, dal direttore Magliano e dai suoi collaboratori, ma un particolare ringraziamento, permettete di farlo, di esprimerlo, al Ministro Oldemiro Baloi, che è stato con noi tutta la mattina pazientemente, ha seguito tutto il dibattito e che esprime veramente l'interesse e il rispetto che Mozambico e il governo mozambicano ha nei confronti di questo nostro paese che ha 20 anni fa e oggi ancora svolto un ruolo molto importante nei confronti del Mozambico. Grazie.